Ciao bambini, oggi giochiamo insieme a Masce e Orso. E sapete come lo facciamo? Lo facciamo insieme a Sapientino Travel Quiz della Clementoni. È un gioco bellissimo, ci sono 18 attività per apprendere i colori, le forme, i numeri e molto altro ancora. E poi c'è la penna svela risposte e banchetto. Allora, il Sapientino della Clementoni è un gioco che esiste da tantissimo tempo. Questo in particolare è adatto ai bambini che hanno dai 4 ai 6 anni, quindi diciamo nell'età prescolare e prima elementare. Comunque, anche prima dei 4 anni si può iniziare a giocare con questo sapientino. È comunque un modo divertente e originale per apprendere delle cose, quindi per imparare quasi senza accorgersene. Il tutto in compagnia dei nostri simpaticissimi amici Masce e Orso. Vi faccio vedere la scatola anche da dietro. Ci dice: scopri com'è divertente giocare e apprendere in compagnia di simpatici personaggi di Masce e Orso. Attraverso 9 schede e 18 attività educative a quiz, i bambini sviluppano le capacità di attenzione, di osservazione e di logica e apprendono gradualmente i concetti di base tipici dell'età prescolare, come colori, forme, dimensioni, orientamento spaziale, numeri e quantità. La penna elettronica di Masce e Orso si illumina e suona ad ogni risposta corretta, così i bambini possono verificare da soli i loro progressi senza l'aiuto di un adulto. Il banchetto permette di riporre le schede e può essere usato come base di gioco. Quindi noi abbiamo 9 schede con 18 attività, tantissime, dove si imparano le forme geometriche, i numeri, i colori, insomma, tante 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 cose. E ci dice anche che si può giocare da soli, oppure insieme ad altri amici, così si imparano le cose insieme ed è ancora più divertente. Come vi dicevo prima, Sapientino è un gioco che esiste da tantissimo tempo. La Clementoni lo fa veramente da decenni, da decenni. Ce l'avevo anche io quando ero piccola, Sapientino. Non con Masce e Orso, però, non c'erano ancora Masce e Orso. Allora, noi qua abbiamo le nostre 9 schede. Nostre 9 schede con tutti dei disegni bellissimi di Masce e Orso. Qui c'è Orso, cosa fa? Si è addormentato con la chitarra sulla pancia. E qui ci sono le forme geometriche. Vediamo da questa parte invece. Oh, ma che buffa! Guardate qua Masce che faccia che ha. E anche qua tutto sulle forme geometriche. Insomma, mano a mano, siccome sono in numero progressivo, il numero crescente le schede, mano a mano che aumenta il numero, cresce anche il livello di difficoltà. Questo è il banchetto dove possiamo posizionare tutte le nostre schede intanto per non perderle, ma lo possiamo usare anche come base di gioco. Quindi io dopo andrò a mettere ovviamente le mie schede qua. E questa invece è la penna di Masce e Orso, una penna elettronica, le pile sono già incluse. Con la quale noi andremo a spingere su quella che pensiamo sia la risposta corretta e ci dirà lei se si illumina, vuol dire che abbiamo dato la risposta esatta, altrimenti vuol dire che abbiamo sbagliato. Bene, allora io adesso questo lo appoggio, vediamo un po' così, ci stai? Prendo le schede, mi avvicino. Dai, iniziamo subito dal livello 6. Che tanto siamo bravissimi. Dunque, qua abbiamo le forme geometriche. Le forme geometriche. Abbiamo, vedete, diversi oggetti. Abbiamo un disegno, uno strumento musicale, una palla, un palloncino, un quadro e una padella. Dobbiamo riconoscere che forma geometrica sono. Partiamo da quassù. Questo disegno con orso, che cos'è secondo voi? Qua abbiamo un rettangolo, un esagono o un ovale? Dai, vediamo. Oh, devo spingere bene. Ah, ha suonato, sì. Esatto, è un rettangolo. Questo, oddio, non mi ricordo mai come si chiama questo. Oddio, sì, c'è il modo di chiamarlo, si chiama triangolo. Quindi che forma geometrica sarà mai? Il triangolo. E la mia penna si illumina e suona. Poi
Qua abbiamo una palla per giocare. La palla che forma è? Che forma ha? Di un rombo, di un cerchio o di un triangolo? Ovviamente di un cerchio. Dai. Qui abbiamo un bel palloncino fucsia con le stelline. Questo che cos'è? Un rettangolo, un esagono o un ovale? È chiaramente un ovale, ce l'hanno anche messo in verticale per riconoscerlo meglio. Bene. Questa foto buffa di Masha? Triangolo, ovale o quadrato? Quadrato. Ok. E questa padella che cos'è? Che cos'è? Un trapezio. Questo è un quadrato girato. Un quadrato o un altro quadrato? Sono due quadrati. È un trapezio. Isoscele. Eh no, devi suonare, giusta, è un trapezio. Ah, beh, volevo vendire. Cambiamo scheda, qualcosa di un pochino più difficile. Allora, qui abbiamo i numeri. Oh, bene, abbiamo degli oggetti che sono di vario numero, ecco, diciamo così. Questa è una macchina fotografica. Quante ne abbiamo? Una o tre? Dai, su, non ci stiamo neanche a pensare. È chiaro che ce n'è solo una. Qui abbiamo degli aerei di carta. Quanti sono? Li contiamo insieme? 1, 2, 3, 4. Quindi la risposta esatta tra 6 e 4 è 4. Delle libellule. Quante sono? 1 e 2. Tra il 2 e 4, quindi la risposta esatta è il 2, questo bel 2 verde. Bene. Passiamo qui sotto, abbiamo dei fiorellini, delle margherite. E sono 1, 2 e 3. Tre margheritine. Qui abbiamo dei cappelli da per lavorare nei cantieri. Contiamoli, sono 1, 2, 3, 4 e 5, quindi la risposta esatta è questo bel 5 azzurro. E poi dei telefoni, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la risposta corretta è il 6. Ok, devi prendere i colpi penna quando non suoni. Dico, vuoi vedere che mi sono sbagliata? Prendiamo un'altra scheda. Vediamo un po' cosa ci può essere qua di interessante. Qui. Oh, anche qua abbiamo a che fare con i numeri. Diciamo sono delle equivalenze, potremmo chiamare, di dire. Qui abbiamo quattro pomodori, qui abbiamo dei funghi, delle carote, delle castagne, o delle, forse sono nocciole, forse delle nocciole, ecco. Quale di questi frutti, quale di queste verdure, anzi, o frutti, perché le nocciole sono frutti, è il numero di 4? Andiamoli a contare. Qui abbiamo 1, 2, 3 funghi, qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 carote, e qui invece abbiamo 1, 2, 3, 4 nocciole, quindi 4. Le nocciole sono lo stesso numero dei pomodori. Qui abbiamo 1, 2 pattini. Qui invece abbiamo 1, 2, 3, 4 caramelle e 1, 2 sci e 1, 2, 3 pennelli. Quindi 2 pattini e 2 sci. Bene. Queste invece sono le pedine del gioco degli scacchi, ne abbiamo 1, 2, 3. E qui abbiamo 1, 2 coppe, qui abbiamo 1, 2, 3, 4 scatole di... cosa sono? Sembrano i cereali per fare colazione. E qui abbiamo 1, 2, 3 cappelli, quindi 3 pedine per gli scacchi e 3 cappelli. Esatto! Da quest'altra parte vediamo che cosa c'è.
Carino anche questo. Allora, qui abbiamo la nostra Masha che ha in mano un martello. Il martello, questo potrebbe essere il gioco degli insiemi. Il martello si trova nella cassetta degli attrezzi, fa parte della batteria oppure del gioco degli scacchi? Domanda. Ovviamente nella cassetta degli attrezzi. Suonasse, ecco. Qui c'è Masha appoggiata a una mela gigante. E qui abbiamo delle caramelle, delle mele e del pane con la mortadella. Quindi, ovviamente, il cestino delle mele. Infine c'è Masha dottoressa. Qua abbiamo delle matite, qui abbiamo dei libri e qui abbiamo la valigetta con tutti gli strumenti del primo soccorso. Quindi Masha rientra in questo insieme qua. Benissimo! Oh, bene, questa puntata è finita! Ma abbiamo ancora tantissime altre attività da fare con il nostro sapientino. Quindi adesso ripongo tutto. Vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!